Moda, moda, moda. Nel cuore di Milano, in questa stupenda location storica, oggi assisteremo a una sfilata, una serie di sfilate veramente uniche. Però scopriremo anche qualcosa che si cela dietro le quinte. Allora Carmen, com'è andata questa sfilata? Benissimo, siamo ripartiti dopo 2 anni, siamo carichissimi e quindi vogliamo solo adesso riappropriarci della nostra identità, la nostra creatività, e siamo qui a Milano perché abbiamo bisogno di ripartire. La nostra collezione, infatti, l'ho dedicata alla dea della giustizia, abbiamo bisogno di giustizia e sociale. Manca poco, siamo con Maria Giovanna, tra poco sfileranno le tue creazioni. Sì, sono felicissima che Milano mi ospita in questo importantissimo momento e sono contenta di portare la mia tradizione qui nella capitale della moda. Io vengo dalla Sicilia e non voglio altro che rappresentare le meraviglie della mia terra attraverso le grafiche che creo io stessa nei tessuti che vedrete di questa collezione. Siamo con la stilista Anna Salvigni. Com'è andata oggi, Anna? È andata tutto bene, sono soddisfatta di come è andata la giornata. Vedo una bellissima tigre, vediamo anche le tue composizioni, le tue creazioni. Le creature, diciamo, perché hanno proprio una loro vita, le tratto come fossero miei figli. E cosa vuol dire allora essere una fashion designer? È impegnativo ma dà molte soddisfazioni, per me è una passione e io vivo per questo e non posso dire altro, è proprio un amore. Appena finita la sfilata siamo con la bellissima modella Lilly Zanco. Allora Lilly, com'è andata? È andata molto bene, è stato un piacere ritornare finalmente sulla passerella, soprattutto dopo tutta questa situazione che dal digitale finalmente si è potuto cavalcare una passerella come i vecchi tempi. E in compagnia del bellissimo Luca, uno dei modelli che oggi hanno sfilato, qui con la stilista Rachele, che ha fatto una sfilata particolare, con i baffi. Sì, esatto, mi sono ispirata ai look più eccentrici di Freddie Mercury. E l'aggiunta dei baffi non è solo un omaggio appunto a quest'icona che è Freddie Mercury, ma soprattutto voglio mandare un messaggio. E il messaggio è quello di non etichettare nessuno, cioè ognuno è libero di essere ciò che vuole. Siamo con Gentiana Dervisci, l'organizzatrice di questa manifestazione, di questo evento che è legato anche a un discorso sociale, vero? Assolutamente, la nostra associazione APS Show Team si occupa di promuovere talenti emergenti, insomma tutto quello che abbiamo visto oggi sono i nostri modelli, dove abbiamo insomma lavorato con loro, con il portamento, tutto quello che c'è dietro ad una sfilata e soprattutto anche i nostri stilisti, insomma abbiamo unito un evento con stilisti sia emergenti che i professionisti che si sono uniti a noi e hanno sposato il nostro progetto. E allora ti lasciamo andare perché ovviamente al termine della lunga giornata, foto di rito con tutti i partecipanti. Grazie. E in compagnia della bellissima Giada, un volto noto della TV italiana. Lei è una ballerina, l'abbiamo vista anche nel corpo di ballo di Ciao Darwin. Per ora è tutto, Andrea Evans, TG Evans.